Gerardo, facciamo un attimo un riassunto. Allora, abbiamo detto, te quanti anni hai che lavori qua? 18 anni, sono maggiorenne in fabbrica. 18 anni. Tu che fai? Qual è la tua mansione? Io adesso sono un carrellista in questo momento qua, lavoro alla logistica. Posto roba da magazzino su delle preparazioni. E hai sempre fatto questo, hai fatto pure altro? No, ho girato tutta la fabbrica. Tutta la fabbrica? La catena di montaggio, dalla statua allo stampaggio, ai driver, a fare bullista, alle preparazioni. Oggi il carrellista, voglio dire. Quando sei entrato tu in fabbrica, quanti operai c'erano? Quando sono entrato io 5.300 ed era 7 gennaio 2001. Adesso siamo a 4.300 nello stabilimento e 300 nella logistica di Nola. Però qual è la situazione? La situazione di una fabbrica che produce oltre 200.000 panda all'anno. Adesso voi che fate? La panda. Quel referendum ci ha portato la delocalizzazione al contrario. Cioè l'abbiamo presa dallo stabilimento chi polacco e l'abbiamo portata a Pomigliano. È stata una cosa enorme in quel periodo là, nel 2010, fare una cosa simile. Voi votaste, poi vinse il Vinse il sì con il 63%. Beh, sono cambiate alcune regole, voglio dire. Tu pensa che prima la mensa c'era a metà turno, oggi invece a fine turno, se la vuoi fare oppure no. Oppure tenere a casa mezz'ora prima. C'erano 10 minuti in più di pausa, mentre adesso sono retribuiti. Sono delle regole anche un po' più pesanti sotto l'aspetto lavorativo. Ma questa è una fabbrica che oggi, mentre in Polonia prima per fare una panda servivano 21 ore di lavoro, oggi qua ce ne servono 18. Hanno fatto una diminuzione del cost deployment, che è una cosa esagerata. Stabilimento primo in Italia come punteggio di efficienza, riconosciuto la stessa Fiat 7.2, pensa che Melfi e Cassino stanno lontani da noi, a 6, però c'è il problema che una sola macchina non basta, fra poco finisce, se ne torna in Polonia sta macchina e qua non si sa ancora che cosa bisogna fare. Si parla di una Jeep Junior a Pomigliano ed è una situazione difficile perché rischia a luglio 2019 un esubero strutturale di 1.500-1.600 persone. E tu vieni a lavorare qua tutti i giorni? Assolutamente no. Tu venivi a lavorare tutti i giorni? Tutti i giorni veniamo a lavorare, ma sono 8 anni ormai io e che altre 2.178 persone facciamo la media del 60% di presenza in fabbrica sul mese. Su 20 giorni lavorativi facciamo minimo 12, massimo 14-15. E adesso quanti ne fai? Sto mese ne farò 7 perché ci sono 8 giorni di chiusura collettiva e mancanza di ordini. Quindi significa che il mio stipendio che stava sui 1.200, sto mese passerà intorno ai 1.000 euro. Una tragedia. Quindi tu vieni pagato 7 giorni a pieno perché sono venuto a lavorare e altri 15 giorni lavorativi che sono previsti, che il mese è fatto di 22 giorni lavorativi sul mese di marzo, però pagato al 60%. Questo sarebbe il contratto di solidarietà? Contratto di solidarietà, bravissimo. Che sarebbe per lavorare di meno ma lavora a tutti? Lavorare di meno, lavora a tutti. Però con la produzione attuale della panda non ce la facciamo a saturare gli organici, anche avendo dei volumi altissimi. Mo che se non ha la panda e viene una sola macchina sarà ancora peggio, ci rischiamo dei licenziamenti davvero. Poi non abbiamo bisogno, come Cassino e Melfi, di avere 2-3 produzioni. Il perché gli altri stabilimenti hanno 2-3 produzioni e noi no, questo non te lo so dire. Tu ti sei sposato? Mi sono sposato. Di recente? Sì, a giugno dell'anno scorso e a giugno di quest'anno, se il Signore vuole, nascerà il mio primo figlio, Nicolò. Dunque sarà un po' dura, un po' tragica. Noi però siamo di solito ottimisti per natura, no? Anche se viviamo nella drammaticità del momento, del posto di lavoro non è mai sicuro, che la paga è bassa. Però in qualche modo tireremo avanti come abbiamo fatto questi 8 anni. Poi alla fine che ce frega, dico, ma questi qua vanno al governo, dovevano fare un accordo bene o male per andare al governo, i Grillini o Salvini, si mettessero d'accordo. A noi operai, a tutti gli operai credo a questo punto qua, interessa una cosa molto semplice: lo stipendio che deve arrivare, la possibilità di andare a lavorare e guadagnarsi lo stipendio. Uno stipendio vero che sia utile effettivamente per vivere tutto il mese abbastanza bene, non dico bene ma abbastanza bene, e poi il fatto che ci diano un po' di tranquillità con i nostri figli, un'aspettativa, un futuro. Poi per il resto che mo si vedano Di Maio e Salvini con Renzi o senza Renzi con porta poco. Mo c'era porta poco pure a te, diciamo. Sì, ma mo c'era la sfida, no, che pure sei uno, diciamo, degli... Io sono di sinistra, ho dei valori. Sì, no, però ma parecchi di sinistra con dei valori hanno comunque votato il Movimento 5 Stelle. Io non l'ho votato. Sì, a parte te, questo ho capito, ma insomma siete pochi. Li hanno votati perché la sinistra non è venuta fuori la fabbrica. Lo vogliamo dire oppure no? Sono 5 anni che non si fanno venire. Ma basta venire qua fuori la fabbrica, secondo te? Se incomincia a venire fuori la fabbrica, comincia a conoscere gli operai. Se incomincia a conoscere gli operai, incomincia a conoscere i problemi. Se incomincia a conoscere i problemi, forse in atto di qualcosa, metti in campo qualcosa per risolvere quei problemi. E allora sì che sei uno di sinistra. Ma se tutto questo non si fa, vuol dire che non sei più di sinistra. Non basta una bandiera per dare dei valori. È qualcosa di diverso, non scherziamo. Scusa, secondo te perché la sinistra non è venuta fuori dalla fabbrica in questi anni? Te sei fatto questa domanda? Perché non conoscevano più la strada, se la sono dimenticata. E su questa, diciamo che come chiusura è tanto amara quanto efficace, direi. Milanino. Però la classe operaia, ed è uomo di sinistra, si ricostruisce, si va avanti, in un modo o nell'altro tireremo a campare ancora una volta in questo paese. Va bene Gerardo, grazie. Sono solo da Marco da Milano.
Saluta, questo è lo spiegone operaio. Un operaio, umilmente. Perfetto, va bene, dai, cancelli di Pomigliano d'Arco, eccola qua.